Ritorna la classica salita al rifugio Mores, da dove stavolta proseguiremo fino a 2700 metri del rifugio Claudio e Bruno, dove ci fermeremo a passare la notte, per salire domattina in vetta al Blindenhorn. Quest'anno, finalmente, c'è ancora un po' di neve nei canaloni. Prima tappa, rifugio Cesare Mores, 2550 metri di quota. E dopo aver mangiato e ben bevuto in rifugio, riprendiamo la marcia per salire al rifugio Claudio e Bruno, al cospetto del ghiacciaio dell'Arbola. Ecco il mitico Ginepì. E siamo entrati nel regno delle stelle alpine. Questo invece è un bel ciuffo di Achillea. Ormai siamo in vista del rifugio Claudio Bruno, dove passeremo la notte. Quassù è anche il paradiso delle marmotte che spesso vediamo attorno a noi. Ultima arrancata sulla neve prima di arrivare al rifugio.
Sembriamo un po' sconvolti, ma siamo arrivati. Paesaggio superbo, con il ghiacciaio de Lausanne. E l'Arbola. L'ultimo sole illumina il ghiacciaio de Lausanne. Ecco qua Carlo, in ciabatte, sul ghiacciaio del Lausanne. Ecco. Il GDP qui è pieno zeppo di GDP. Ecco, è un 2750 metri, ore 18:30 del 31 luglio. Ah, ma c'è anche sulla telecamera. Al tramonto il sole colora l'Arbola, Lausanne e tutte le cime attorno al rifugio. E dopo una splendida giornata si spengono anche le ultime luci in un limpido crepuscolo. Scende la notte e da dietro le cime spunta la luna piena.